Buonasera, diamo avvio alla tavola rotonda di VEX. E naturalmente prima di iniziare devo ringraziare il Core Lab per questa opportunità, voi per la pazienza in questa giornata assolata, anche se con l'aria condizionata riusciamo a mitigarla. E naturalmente oltre al Core Lab, l'Università del Salento e gli amici Giovanni Scarafide, Alvise Marzo, che vi prego di non giudicare per l'amicizia con me, perché come diceva Marcello Marchesi, non si giudica una persona dalle persone con le quali si accompagna, perché Giuda aveva frequentazioni irreprensibili. Rispetto al tema della giornata, qualche riflessione prima di introdurre i relatori che presento soltanto. José Rapinet, del direttore medico dei vaccini di GSK, Giovanni Checcucci-Lisi di Sanofi, Francesco Maria Gennaro, funzionario UIL nazionale, Nicola Di Tullio, responsabile delle relazioni istituzionali di Weber Sandwich, e Alberto Fedele, che è il nostro direttore dell'ASL Leccese, quindi mi conforta la sua presenza, anche perché io sono un po' ipocondriaco e quindi la presenza del dottore Fedele mi rincuora. E perché siamo qui a parlare di vaccini, oltre a quello che naturalmente avete potuto ascoltare stamattina? Rispetto alla mia prospettiva da giurista, nasce anche dalla approvazione del recente decreto che è stato pubblicato il 7 di giugno, il numero 73, il cosiddetto decreto Lorenzin sui vaccini, e quindi sulle sanzioni che rispetto ai vaccini obbligatori e anche rispetto alla differenziazione che prima vi era fra i vaccini e che oggi muta con il nuovo provvedimento legislativo sia, e le ricadute della stessa. Parliamo di vaccini e parliamo di comunicazione scientifica sui vaccini prendendo coscienza, cioè quando parliamo di vaccini abbiamo una crasi tra la coscienza individuale, gli atti di disposizione del proprio corpo, e la coscienza collettiva, cioè quello che noi possiamo fare o non possiamo fare, le ripercussioni delle nostre azioni o delle nostre omissioni rispetto alla salute pubblica. E naturalmente il dibattito che intorno si diffonde e si irradia, che per certi aspetti ha caratteristiche di razionalità, altre volte ha caratteristiche un po' di irrazionalità, altre volte di irragionevolezza, anzi troppo spesso forse richiama alla mente quello che diceva Shakespeare, che a volte il buon senso si nasconde per paura del senso comune. E rispetto ai vaccini questo è tanto più vero anche alla luce della comunicazione sui vaccini e della comunicazione dei provvedimenti legislativi che sui vaccini o sono in itinere o sono stati approvati. E quindi, a proposito di senso, cerchiamo di dare di farci dare un senso di comunicazione, di prevenzione, di aspetti comunque delle politiche sociali se ne intende. Da salentino io ritengo che i salentini non abbiano un buon approccio con le rotatorie, diciamo che il vaccino e la legislazione sui vaccini è una mega rotatoria, e quindi spero che i relatori mi diano qualche indicazione in più per affrontarla. Io inizierei proprio come da programma con José Lapinet e direi al nostro primo relatore di affrontare naturalmente il suo approccio con la comunicazione sul tema vaccinale, introducendolo con una riflessione. Mi rendo conto che è tanto più difficile comunicare una coscienza sui vaccini, perché penso che bisognerebbe, che il primo elemento è quello addirittura di evitare una sorta di effetto Torino. Cioè a Torino vi era una piazza piena in attesa della finale di Champions League. Durante la finale di Champions League c'è qualche sconsiderato che pare abbia urlato dicendo che c'era una bomba. E quindi la reazione della folla è stata di agitarsi, scappare, provocando più danni di forze della bomba stessa o della bomba carta stessa. Quando si comunica l'esigenza di un vaccino, bisogna comunicare, a parer mio, l'efficacia del vaccino stesso, ma bisogna evitare che, affinché per poter far radicare la coscienza dei vaccini, non si crei l'allarmismo eccessivo rispetto alla patologia che andiamo ad affrontare.
Quindi è un binario stretto tra due, o un tracciato strettissimo tra due colonne d'Ercole non facili da centrare. Allora, quanto tempo ho? Un'ora? 45 minuti. Ok, no, allora cerco di essere anche per dare tempo a tutti quanti. Ringrazio per l'invito. Devo dire che è un invito un po' che ci ha sorpreso, perché da una parte proprio la dice lunga di come ci sia sulla parte della comunicazione, ma anche l'interesse sui vaccini, che sentendo quello che fate qui fuori non mi sarei mai aspettato di venire a parlare in un posto nel quale c'è ingegneria, motori, tutte queste cose, perciò tanto di cappello, però ovviamente significa che l'interesse in quello che sono i vaccini è in questo momento proprio in cima, l'agenda di tutti. Io sono di GlaxoSmithKline, noi siamo produttori di tanti vaccini, abbiamo un portfolio che è molto molto grande e ovviamente lo vedete, e vado proprio quasi sul punto, la comunicazione è una parte fondamentale. Perché è fondamentale? Lo capite, quello che si diceva, la piazza di Torino. Noi ancora non siamo a quei livelli, però ovviamente siamo in un momento nel quale il fatto di avere un piano nazionale vaccini, tutti vedono succede come le persone che vedono proprio sempre a quello che è arrivato in carriera e dicono guarda questo qua gira adesso con il macchinone piuttosto che con l'orologio, dimenticando tutto quello che ha dovuto fare per arrivare. No, questo purtroppo è sempre così. Allora, cosa è successo? Piano nazionale vaccini, adesso tutti, ed è purtroppo quello che viene sempre messo in evidenza, tutti dicono ma il piano vaccini adesso... c'è dietro tutta la collusione, c'è il conflitto di interesse, senza capire e scordandosi soprattutto che per anni e anni e anni non se ne occupava nessuno se non qua, diciamo, l'igiene, la pediatria, piuttosto che poi qualche altra categoria. Ma se voi andate a vedere qual era l'interesse nei vaccini, nessuno. E proprio oggi parlava d'Ancona e diceva qual era la posizione del Ministero sul perché mettere oggi un decreto, no? Anche se non abbiamo in realtà una emergenza o un'urgenza sanitaria, che non è tanto così perché sul morbillo lo si vede, però su tante cose siamo oggi in un momento in cui non ci sono casi di polio, non ci sono casi di difterite piuttosto che di altre malattie. Però ovviamente vedendo che il decorso era di assolutamente perdita totale di una di credibilità nelle vaccinazioni, perciò non vedo le malattie, perché mi devo vaccinare? Non mi devo vaccinare, anche perché se io oggi con il sistema che ho in Italia, nel quale mangiamo molto bene, abbiamo un'igiene che in generale anche diciamo a livello di come viviamo è molto buona, abbiamo anche degli ospedali che sono abbastanza buoni, anche se poi abbiamo visto che ci sono delle formiche piuttosto che del blattere da qualche di là, però in generale noi oggi viviamo in un mondo nel quale io perché mi devo vaccinare? Non c'è bisogno. Allora lì proprio è la parte nella quale credo che in questo momento la comunicazione stia dando molto, soprattutto sui canali. E di questo vedi che anche tutta la classe medica, soprattutto quelli che si occupano di vaccini da tanti anni, hanno visto che erano indietro, parlo di Facebook, parlo di Twitter, parlo di YouTube. Se voi 10 anni fa andavate su YouTube, trovavate dei bambini, non so se l'avete visto, andate e vedete i video, dei bambini che sono pieni di aghi, pieni di siringhe. E questa era la comunicazione che facevano gli antivaccinatori per dire guardate cosa stanno facendo i vostri bambini. Ovvio che io, genitore, che non ho nessuna conoscenza dei vaccini, vedo questo come terrore. No, non faccio il vaccino. Allora, per fortuna, tutti quelli che oggi lavorano sulla parte della comunicazione, ma anche dei vaccini, hanno visto che questo era un gap grandissimo e oggi sono presenti
su Facebook, su Twitter, su tutto. Esempi, dico due: Burioni, che oggi è una personalità nazionale, piuttosto che anche il professor Lopalco, che dà questa spiegazione molto semplice di perché ci dobbiamo vaccinare. E allora questo, ovvio che la comunicazione è importantissima. Però parlo, un po' ritorno un po' su quello che mi compete. Noi siamo ovviamente un'azienda produttrice, siamo, ovviamente lo vedete, attaccati mattina, pomeriggio e sera, perché siamo dentro il sistema. Allora Kodakons si vede come quelli che solamente facciamo profitto, e questo ovviamente non è così, ma non è il senso di oggi. Forse in qualche occasione, se il professore Scarafile ci invita un'altra volta, che vi spieghiamo anche come che si fanno i vaccini, come che si producono, e soprattutto tutto quello che c'è dietro, che non è solamente, anzi, profitto. Altrimenti, se fosse solamente profitto e così semplice, anche i diversi stati o paesi potevano fare, diciamo, i vaccini, no? E questo oggi non accade. Anzi, l'esperienza è paesi che nel passato facevano i vaccini, poi hanno dovuto proprio smettere perché è un processo troppo, troppo complicato. Però tornando sempre alla parte della comunicazione, è ovvio che è importantissimo per noi come azienda proprio dare il messaggio. Poi noi abbiamo anche intrapreso delle strade molto coraggiose dal punto di vista dell'industria in generale, quella di poi non pagare i medici che vanno ai nostri congressi, piuttosto che parliamo noi per i nostri prodotti. Non siamo seguiti da tutti, c'è qualcuna o altre industrie che ci stanno seguendo, però sicuramente oggi il tema di come comunichiamo noi delle aziende e soprattutto la trasparenza in come facciamo e quello che facciamo è importantissimo, perché ci guardano tutti, perciò la questione di dire oggi noi siamo un'azienda ma non stiamo facendo nulla di sbagliato, anzi siamo quelli che diamo valore, diamo anche la ricerca, la produzione di vaccini, siamo anche partner di tutte le istituzioni, perciò anche con le diverse società scientifiche, perciò noi come azienda continuiamo sempre sulla nostra strada, sempre, ribadisco, dando totale trasparenza del nostro operato, perché così non lo eliminiamo del tutto, perché purtroppo sempre troveranno dietro, no, delle retoriche, delle cose. Però secondo me è avvincente se andiamo su questa strada della comunicazione, della trasparenza su quel che oggi stiamo facendo. Grazie. E io continuerei con Giovanni Cuccilisi, e con il quale porrei, non porrei l'accento, sposterei l'accento. Cioè, come si fa nella comunicazione a far diventare una calamità calamità? Cioè, la calamità è il problema da risolvere, la patologia. La calamità è coagulare il consenso rispetto alla soluzione più appropriata. Allora. Buongiorno ormai. Buon pomeriggio a tutti. Anche io in questo caso, come direttore medico, rappresento Sanofi Pasteur. Giusto per fare un piccolo accenno di quello che facciamo da un punto di vista di medica e di sviluppo. Nel mondo dei vaccini un tema molto interessante, come diceva José prima, le aziende nel mondo dei vaccini ci siamo dedicati da tanti anni a riuscire a offrire una prevenzione che riesca a portare veramente la quasi eliminazione di certe patologie. E tanto è che in questo caso, quando parliamo di malattia o la calamità, come possiamo anche affermare, i vaccini sono vittime dei loro successi, soprattutto in paesi sviluppati come può essere l'Europa, in questo caso l'Italia. Sono tanti anni che godiamo di una salute che sicuramente ha migliorato dagli anni 50 ad oggi, e vediamo intere popolazioni che arrivano a un'età molto avanzata, in buono stato di salute, e non vediamo, per fortuna, ma allo stesso tempo per sfortuna della percezione del popolo, alcune patologie che sono state praticamente eradicate proprio dalla vaccinazione. Quando adesso il tema caldo sono i vaccini, si parla molto
de quello che si vuole fare e ritornare un po', diciamo, indietro ad una obbligatorietà, magari, che la gente vede come un obbligo e una toglierle la libertà di scelta. E ci dobbiamo fare la domanda di perché sta accadendo questo e cosa è accaduto negli ultimi anni nella storia europea di queste patologie, di queste calamità che non vediamo ma che stiamo cominciando a rivedere. E questo fenomeno in altri paesi, io che ne ho vissuto in diversi, ma ne ho cresciuto soprattutto in realtà totalmente diverse a quelle italiane, come può essere il Perù, che all'epoca era un paese ancora di più in via di sviluppo, se uno offre un programma vaccinale, il popolo di solito non è quello a mettersi contro, anzi, dal giorno dopo vediamo delle file. E questa era anche la situazione italiana, perché se vediamo quello accaduto negli anni 50-60, quando sono stati obbligatori i vaccini, addirittura c'era la situazione all'incontrario. Le manifestazioni erano per avere accesso ai vaccini. Vedevamo la gente del popolo in piazza che voleva la vaccinazione gratuita. E adesso viviamo una situazione un po' bizzarra, che però per fortuna nostra non sono tutti. Per cui lì anche le analisi, oggi stavo leggendo anche i giornali e vedevo che dal giorno di ieri sono stati attivati anche la linea 1500 del Ministero per dare un po' di risposta. I primi dati che escono sul giornale, oltre al numero veramente alto di telefonate che hanno ricevuto, i tweet, perché parliamo molto del media, il modo di comunicare magari in maniera informatica. E di questi, infatti il dato che mi stava un po' sorprendendo era che loro accennavano, ci sono stati 28% di questi tweet favorevoli, 54% contrari. Per fortuna nostra questo non vuol dire che il 54% della popolazione è contraria ai vaccini, e a dimostrazione di questo sono le coperture vaccinali. E l'Italia non è messa male, vediamo che le coperture sono comunque alte rispetto ad altri paesi. E quando parliamo di vaccini, fra virgolette, obbligatori, di quelli famosi 12 obbligatori, al di là della situazione del morbillo che ha sofferto veramente un calo di coperture negli ultimi anni, per le altre vaccinazioni, pur essendoci stato un calo, vediamo che le coperture sono intorno al 92-93%, magari per quelli delle esavalenti. E questo vuol dire che il 92-93% della popolazione attualmente non è contraria ai vaccini, anzi, è favorevole, perché i vaccini li fa. Quella piccola fetta di percentuale che rimane sono gli stessi che twittano magari, ed è quel 54% fra quelli scontenti, quelli famosi in inglese, vaccine hesitancy, è il termine utilizzato, l'esitanza, mi impiccio con le parole a volte in italiano, è l'esitazione vaccinale, e poi c'è quella piccola percentuale dei veri antivaccinatori che sono contrari. È importante comunicare, come dicevi te, quella calamita per collaudare magari la calamità e dare un'informazione pronta. Noi come aziende, lo diceva prima José, sono anni che ci lavoriamo, cioè Sanofi Pasteur lavora dall'inizio del Novecento con lo sviluppo dei primi vaccini per la polio, per esempio. Abbiamo un'esperienza di anni nell'utilizzo, nella manufattura dei vaccini, processi complicatissimi che con il tempo si sono complicati ancora di più. Che da una parte è una garanzia per la popolazione, perché garantisce proprio, sono dei prodotti farmaceutici con maggiore standard di qualità ad oggi, e ci ritroviamo però ironicamente in una situazione che vengono percepiti come i prodotti più dannosi, cioè ci sono una serie di limitazioni per quanto riguarda la comunicazione, perché un'azienda farmaceutica, io parlo come medico, non può comunicare, perché poi viene percepito come pubblicità e come magari indurre all'utilizzo di un vaccino o un altro. E è giusto anche che così venga fatto magari dal Ministero, dall'Istituto o dalle entità scientifiche principali in ogni paese. Però anche quando noi come azienda vogliamo sviluppare delle strategie magari di comunicazione per aiutare, così come già lo facciamo come medica, diamo il supporto necessario alle principali società scientifiche per darle a loro i dati necessari. Dati necessari perché conosciamo benissimo i vaccini, sappiamo quali sono gli eventi avversi probabili, quelli correlati, quelli non correlati,
e siamo sempre disponibili per dare queste informazioni. Alla popolazione questo non può essere fatto. Ed è importante lì che ci sia una collaborazione fra Ministero, Istituto Superiore di Sanità in Italia, come avviene in molti casi, per essere sempre pronti a dare una risposta. Il come è magari la domanda che ci dobbiamo fare ad oggi, e i tempi, perché è là che magari vediamo un ritardo, e in una situazione magari di emergenza può creare veramente il panico in un paese, e lasciando esitanti la popolazione poi vediamo i risultati, e l'abbiamo visto in passato con cali che alla fine la repercussione di queste situazioni vanno a portare a una diminuzione in salute. Vediamo cali di coperture vaccinali, e per esempio quando uno vede il caso della vaccinazione antinfluenzale, la percezione del rischio dell'influenza nella popolazione giovane è basso, e a chi viene offerto a volte le coperture non sono ideali, e poi però nessuno parla della quantità di morti che vediamo a causa degli esiti influenzali, che bisogna sempre fare la differenza, sono esiti dell'influenza, non è l'influenza che uccide direttamente, però scatena il meccanismo che poi porta alla morte di un paziente convalesciente di una malattia o che ha comunque altre patologie. Passerei alla parte sociale, quindi a Francesco Maria Gennaro, funzionario UIL, e affronterei con lui un altro aspetto, anche perché possiamo affrontare tranquillamente, perché i sindacati sono vaccinati a tutto, quindi rientrano perfettamente nel tema. Una piccola ricerca che avevo fatto, una delle prime sentenze rispetto al dibattito recente è stata quella del TAR Friuli Venezia Giulia, che è del 16 gennaio ultimo scorso, la sentenza numero 20 del 2017. La vicenda qual era? Quella di una coppia che vive a Trieste, alla quale è stato impedito di iscrivere il figlio in un asilo nido comunale perché non aveva rispettato le vaccinazioni obbligatorie. Allora, al netto delle disquisizioni giuridiche rispetto alla competenza del comune sulla gestione dell'asilo nido, quindi sull'erogazione del servizio e sul fatto che l'asilo nido non fosse una scuola dell'obbligo, quindi rientrasse pienamente nella competenza comunale quella di escludere i bambini che non fossero stati sottoposti alla profilassi vaccinale. Quello che è interessante è l'aspetto che il TAR, dal punto di vista proprio con un obiter dictum di principio, afferma. Cioè dice: le vostre affermazioni in relazione al fatto che il mio bambino, seppur non vaccinato, non corre grandi rischi, confondendo anche la possibilità con la probabilità, e non si confronta col fatto che può avere anche questo tipo di contesto, perché gli altri bambini o la maggioranza degli altri bambini all'interno di quell'asilo comunale è vaccinata. Quindi vi è proprio uno scollamento tra l'obbligo solidaristico che abbiamo tutti noi con la percezione individuale, come se vi fosse una assolutizzazione della percezione individuale. Cioè io posso tranquillamente, appunto, disporre del mio corpo, decidere di non vaccinarmi o non vaccinare mio figlio in questo caso, senza pormi il problema di quale riflesso ha il mio comportamento sulla collettività. Grazie, intanto concedetemi qualche secondo per ringraziare sinceramente l'Università del Salento e gli amici del Core Lab, perché girando l'Italia un po' per lavoro, un po' per fare il tappabuchi, si contano sempre meno i luoghi in cui si sollecita a pensare. Ecco il merito, grande merito vostro, che è doppio, perché il secondo riguarda anche l'aver messo insieme tutti gli stakeholders. Crediamo che una formula, non dico vincente, ma sicuramente tesa alla risoluzione di una risposta, sia quella di coinvolgere tutti gli attori interessati. Quindi grazie sincero, e mi auguro che ci sarà modo di proseguire la nostra interlocuzione. Rispondo: i genitori hanno fatto ricorso allo scudo della cosiddetta immunità di gregge, se vogliamo, grazie appunto a
decenni di percentuali buone di vaccinazione che poi ci hanno portati sostanzialmente a quella che è un'aspettativa di vita alta. Lo dobbiamo perché tra la cucina mediterranea, il progresso e la prevenzione, quindi i vaccini in qualche modo ci hanno portati a essere una società che invecchia laddove non è tanta l'aspettativa di vita ma della vecchiaia, perché poi sulla qualità ci sarebbe da ridire. Rispetto a questo, giustamente l'avvocato diceva poc'anzi che c'è un primato dell'individualismo, una società sempre più molecolare, sempre più fatta di atomi. Il professor De Rita, il sociologo presidente del Censis, la chiama turboframmentata, in cui c'è una sommatoria di egoismi e di solitudini che faticano a mettere al centro l'interesse di comunità, faticano a mettere al centro l'interesse di sistema, che sia un sistema di regole, che sia un sistema paese. Un sistema perché quante volte nell'incrocio tra costo-beneficio abbiamo per esempio una prevalenza indubbia del secondo, quindi del beneficio per i vaccini, e l'indicatore è duplice sul sistema sanitario nazionale e poi sulla società. Sul sistema sanitario ha un costo, che è sicuramente un risparmio che dalle ultime indagini vanno sicuramente dal raddoppio di ciò che si investe e non si spende, perché per noi sindacati fare comunicazione scientifica da un punto di vista più confederale, quindi più generalista, più di visione, vuol dire in primis approcciarci alla salute e al sociale in tema e con un taglio di investimento, quindi uscire dall'equivoco che spesso i nostri decisori in cui i nostri decisori si incagliano, cioè il taglio indiscriminato, la razionalizzazione, che vuol dire sostanzialmente il taglio di un costo. Penso che la prima questione della comunicazione scientifica sui vaccini sia parlare di investimento e non di spesa, quindi eliminiamo il termine spesa, eliminiamo il termine costo, perché è un investimento ed un beneficio. È certamente un popolo che è in salute, un popolo che sta meglio, è un popolo che produce di più, è un popolo che si assenta meno dal luogo di lavoro, è un popolo quindi che traina quello sviluppo di un paese che noi tutti ci auguriamo, quindi questo è un altro tema al centro. Poco fa mi chiedevano perché questa iniziativa dell'Università del Salento, perché i vaccini sono d'attualità. Ma oltre al decreto del Ministero, c'è da dire che nel 2014 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha tirati per la giacca come paese, quindi non è che ci inventiamo qualcosa perché gli amici di Sanofi Italia o di GSK decidono di puntare. No, semplicemente perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità registra nel nostro paese 1686 casi di morbillo e la situazione è allarmante, laddove anche la copertura di varicella è molto bassa, ma la copertura anche sul tetano, sulla pertosse, sulla difterite. I dati dell'OMS ci dicono che siamo addirittura dietro a Ruanda, dietro alla Tanzania, dietro all'Eritrea, dietro all'Algeria, cioè siamo in una situazione davvero grottesca. C'è da dire che poi la Puglia, rispetto ad altri indicatori di copertura vaccinale, i dati del Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità del 5 giugno, quindi abbastanza caldi, ci dicono che godiamo di sufficiente salute, o meglio siamo in via di ripresa. Poi magari avremo modo anche di confrontarci sui dati specifici. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2014 ci ha tirati per la giacca. È subentrato a quel punto un piano di azione europeo per le vaccinazioni che consta di 6 obiettivi: sostenere lo stato polio free, l'eliminazione del morbillo e della rosolia, controllare l'infezione da HBV, soddisfare gli obiettivi di copertura vaccinale europea a tutti i livelli amministrativi e gestionali, prendere decisioni basate sulle evidenze in merito all'introduzione di nuovi vaccini e realizzare la sostenibilità economica dei programmi nazionali di immunizzazione. Quindi bisogna mettere anche in fila, perché talvolta dicono ma oddio, la stampa il movimento della disinformazione, della cultura del sospetto, della cultura in qualche modo del complotto, dice ma perché, ma come mai proprio adesso? Semplicemente perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha notato un buco, un vuoto all'interno delle politiche per la salute nazionali. In questo senso il Piano Nazionale di Prevenzione è arrivato un po' tardi, dopo un po' di hanno tergiversato abbastanza, però introduce un elemento che è differente da quelli precedenti, cioè la corsa alla proattività. Oggi il termine proattivo diviene
perno sia delle politiche sociali, io mi occupo anche di quello, andando a rimpiazzare in qualche modo le politiche passive assistenzialistiche, ma anche per quanto concerne l'approccio delle politiche della salute, della prevenzione, cioè un approccio proattivo, un approccio consapevole, un approccio che in qualche modo chiama a raccolta tutto il mondo dell'informazione scientifica e chiede una responsabilizzazione, ma lo chiede anche a noi come parti sociali, di essere dalla parte della laicità. In questo senso una critica, se mi è consentita, da muovere alle istituzioni, al Ministero della Salute, è probabilmente una convenzio ad excludendum che talvolta ha preferito, probabilmente anche per esigenze di tempistica, di cronoprogramma, però forse poco attenta a includere un percorso un pochettino più ampio, perché noi parliamo dello stereotipo nuovo anche di cittadino che soffia sulla cultura del sospetto, che è il no-tav, che è il no-vax, che è il no un po' a tutto per moda, però c'è una grande fetta di esitanti, di platea esitante, che è fatta di mamme sinceramente dubbiose, di mamme sinceramente preoccupate. Noi pensiamo che valga la pena, perché pensiamo di non essere seduti dalla parte del torto, come diceva Bertolt Brecht, perché gli altri boss erano occupati, ma quei boss di averli occupati noi, per cui, forti della forza della ragione, della forza della scienza, di poter dirci tranquilli e sicuri e sereni, di convincere anche i dubbi altrui. Su questa questione non mi appassiona moltissimo il sistema sanzionatorio, tanto più laddove lede il principio a partecipare al sistema di istruzione, al sistema di formazione dei bambini, perché sappiamo bene che il problema nasce dai genitori, per cui ci viene un po' di mal di pancia a vedere in qualche modo che la punizione si riverbera sui bambini. Detto questo, il tema dei vaccini è, permettetemi di chiudere in questo modo, non è isolato, non è assolutamente avulso dal resto. Guardate che il risparmio che producono i vaccini è tantissimo, il risparmio che produce la prevenzione. Insegnare per esempio a scuola una materia di educazione alla salute, anziché andando a depotenziare, ma a potenziare l'educazione civica, produrrebbe tantissimo, produrrebbe quel tanto che poi da adulti, rispetto a due questioni che oggi sono le direttrici macrosociali su cui saremo chiamati a rispondere come sistema paese, cioè l'impoverimento e l'invecchiamento della popolazione, in questo combinato disposto potrebbero crearci molti problemi e danni come sostenibilità di paese. Per cui prepararci a quell'appuntamento in cui una società invecchia molto, ma al tempo stesso si sta impoverendo in modo allarmante, con la migliore arma possibile, che è quella della prevenzione, è comunicata nel modo migliore possibile, anche con degli esempi. Ciclicamente pensiamo anche alla cultura del sospetto che è andata a ledere l'utilizzo dei rapporti sicuri, per esempio sessuali, no? Qualche anno fa si diceva che il preservativo era assolutamente inutile. Quanti danni sta provocando in termini di contagio? Allora, riportare la palla al centro della ragione, anche noi ci mettiamo in primis noi come responsabilità, come parti sociali, in questo senso chiamate in causa, ci induce a far parte di una partita che talvolta può non entusiasmarci, ma che ci deve richiamare sul terreno della responsabilità. Quella responsabilità collettiva che deve prevalere sul diritto, talvolta anche di scelta individuale, a cui si appellano i Novax, che è un diritto sacrosanto nelle società liberali, che però non può sopraffare il diritto di comunità, il diritto, si dice, no, la mia libertà vale fino a che sostanzialmente non vado a invadere la tua. Se la tua diventa addirittura la vostra, se diventa quella di un pubblico molto ampio, deve essere sicuramente l'obiettivo perno che deve essere messo al centro di ogni politica che da qui in avanti ci apprestiamo a osservare. L'articolo 32, d'altronde, della Costituzione, che è quello che garantisce il diritto alle cure, alla salute, lo dice espressamente: garantire a tutti. Quel garantire a tutti non è una sommatoria di individualismi, ma è un'idea di comunità che forse faremo bene, anche quando ci approcciamo a tutti i livelli al pubblico, a consolidare, a rimpinguare, a rinvigorire e a risollecitare. Grazie. Sì, a proposito della... Sì, se volete fare l'applauso, potete fare.
A proposito della cultura del sospetto, che poi sin dal primo intervento è serpeggiata, io mi ricordo quella frase di Falcone, diceva la cultura del sospetto non è l'anticamera della verità, ma è l'anticamera del comeinismo, e per certi aspetti è vera. E a Nicola Di Tullio invece vorrei chiedere questo. Abbiamo parlato fino adesso di comunicazione. E in effetti noi siamo in un'epoca, diciamo, che non ha un deficit di comunicazione o di mezzi di comunicazione. Il problema è che cosa si comunica. Anzi, noi abbiamo forse un surplus di fonti di comunicazione. Secondo un sociologo, addirittura, questa è una caratteristica della nostra società. Noi in televisione abbiamo una serie di programmi sulla cucina, quando ormai la gente non cucina. Noi abbiamo un surplus di comunicazione, però non riusciamo a avere un filtro rispetto a queste fonti. E mi rendo conto di questo anche dai disegni di legge che sono stati presentati. Ho visto quello di Nerina Divindin, che parla di piani di comunicazione per promuovere l'adesione volontaria e consapevole. L'ultimo è quello di ieri del Movimento 5 Stelle, che parla di programmi di comunicazione, il piano vaccinale di prevenzione rispetto all'interno dei LEA, con l'intesa della conferenza Stato-Regioni, parla di un piano di comunicazione. Allora mi pongo il sospetto che fino adesso non abbiamo comunicato, o che cosa abbiamo comunicato. Sì, grazie. Intanto ringrazio gli amici di Corelab, il dottor Marzo e il professor Scarafile per questa opportunità. Credo che sia un dialogo aperto e che porterà con questo approccio dei risultati interessanti, ma questo ne parleremo probabilmente dopo. Sì, io avevo preparato tutto un altro intervento, però quello che è emerso oggi, soprattutto come avete potuto vedere, anche l'intervento del Ministero della Salute mi ha portato su un'altra direzione. Il tema della comunicazione, della non comunicazione. Allora, io confesso un peccato, sono un ingegnere e mi sono formato nei primi anni sul rapporto tra comunicazione, tra contenuti e nuovi media. E mi ricordo quasi 20 anni fa, lavorando in una struttura del governo che si chiamava Forum per la Società dell'Informazione, il nostro mantra su cui appunto avevamo iniziato a lavorare era l'intelligenza connettiva, l'intelligenza collettiva. Uno dei consulenti di quell'esperienza era il professor De Kerckhoff, che probabilmente molti di voi conosceranno, che veniva dall'esperienza di McLuhan, dalla scuola di McLuhan canadese, e da tutto quel mondo che pensava che i nuovi media, e quindi la condivisione delle informazioni, la condivisione delle esperienze, potesse essere dovesse essere la soluzione. In realtà io sono convinto che quella è la strada. E quindi, secondo me, siamo in un paradosso in questo momento. Il paradosso è che viviamo in una società della condivisione, della connessione, la rete e i social ne sono la dimostrazione più evidente, ma c'è un profondo individualismo. E secondo me il problema vero è questo, c'è è questo paradosso. Spesso è l'individualismo che porta in confronto, in contrasto con invece un sistema di condivisione, che porta a generare dei mostri. Quello che dici su questa apparente sconnessione da quello che è stato fatto prima del legislatori o dei politici è esattamente quello che sto dicendo. È quello che avevo provato a dire anche prima nel mio intervento dialogando l'esponente del Ministro della Salute. Cioè, parlare ancora di comunicazione sui piani futuri, quando in realtà esiste già tutta un'attività di pianificazione ormai passata sempre sulla comunicazione, mi sembra una cosa incredibile. Cioè, noi continuiamo a buttare piani nel futuro quando in realtà le cose ci sono. Rappresento una società, una multinazionale della comunicazione. Noi siamo
il credo come fatturato e come grandezza è il secondo gruppo mondiale nella comunicazione. Siamo in realtà una media company più che un'agenzia di comunicazione, perché come Weber Shandwick apparteniamo a un gruppo che si chiama Interpublic Group, che è quotato al Nasdaq di New York, ha sede in tutti i paesi, praticamente in tutti i paesi del mondo, e ci occupiamo di tutti gli aspetti della comunicazione, dalla produzione di contenuti, quindi la parte creativa, fino poi alla parte di relazioni istituzionali, che è un po' l'aspetto che curo più io. E quindi abbiamo avuto la possibilità, sia come network internazionale che come società italiana, di approcciare l'aspetto della comunicazione e anche e soprattutto quello dei vaccini, interloquendo con i diversi gruppi, con i diversi interlocutori. Quindi abbiamo lavorato molto con le società farmaceutiche, con GSK a livello internazionale. Abbiamo fatto delle campagne molto interessanti con l'OMS, con la fondazione di Bill e Melinda Gates. Abbiamo da anni un'attività di promozione sulle campagne di vaccinazione nei paesi del terzo mondo. Abbiamo lavorato con le istituzioni, lavoriamo con le istituzioni, appunto l'OMS è l'esempio più importante. Abbiamo con l'OMS lavorato insieme all'OMS e al governo britannico, sviluppando una serie di tools che poi, uno di quali vi farò vedere dopo, quando c'è stata l'emergenza della mucca pazza, che in Inghilterra soprattutto ha avuto un'incidenza molto forte. E lavoriamo con i cittadini, con le associazioni di pazienti, con coloro che poi sono i rappresentanti del mondo civile e della realtà di tutti i giorni. E abbiamo cercato di utilizzare questo, che spesso, secondo me, le istituzioni e anche coloro, i legislatori, non fanno, di ascoltare prima. Cioè di capire prima qual era il nostro interlocutore e quali erano le esigenze della società. Quindi per me è paradossale che in una società come quella attuale, in cui ci sono delle richieste digitali, ci sia una risposta analogica, sempre giocando sul paradosso. Invece credo che sia importante cominciare a condividere e a collaborare. La comunicazione è un processo, poi voi me lo insegnate, è un processo di apprendimento continuo, dove tu non puoi rilanciare sempre senza aver costruito una base prima. Era interessante anche quello che diceva il dottore sul fatto che il vaccino è vittima di se stesso. E questa è un'analisi che noi abbiamo, sono oggettivamente delle cose che noi abbiamo verificato in questa attività di ascolto. Ci sono due elementi, secondo me, fondamentali. Se parliamo di malattie, il farmaco è la cura della malattia. Abbiamo ben chiaro un obiettivo: c'è una malattia, il farmaco interviene e produce un beneficio tangibile. Nel caso del vaccino, il beneficio tangibile non c'è. Siamo in una situazione, tutto sommato, di benessere, e il vaccino interviene perché deve aiutarci a conservare quello stato di benessere. Quindi l'obiettivo non è tangibile. I vaccini, proprio perché sono stati uno dei più grandi successi della medicina degli ultimi due secoli, hanno creato un problema. Ci si è dimenticati delle malattie che loro hanno debellato. Le patologie su cui loro intervengono non sono più conosciute, ma questo, abbiamo visto, diventa un problema anche per gli stessi operatori della medicina. Cioè, parlo dei medici di medicina generale, non degli specialisti. C'è un problema di formazione. Su molte malattie i medici di medicina generale non conoscono la situazione. Quindi noi viviamo in questa, dal punto di vista della comunicazione, in questo paradosso. Non c'è condivisione, non c'è comunicazione tra chi dovrebbe comunicare, e questo produce delle ridondanze legislative, delle leggi forse troppo restrittive, ed un cortocircuito di comunicazione su cui poi vediamo soggetti spesso non totalmente in buona fede intervengono per
fare gli antagonisti a tutto tondo. Sì, come diceva Longanesi, forse noi italiani spesso siamo estremisti per prudenza. E rispetto al suo approccio con i medici di medicina generale, io al dottore Fedele avevo in mente di chiedere proprio questo. Intanto, naturalmente, dico al dottore Fedele che vengo in pace, perché in genere quando un medico incontra un avvocato mette mano alla pistola. Allora, quello che io... L'avvocato. Come? Chi mette mano alla pistola? Il medico o l'avvocato? Il medico. L'avvocato viene sempre in pace. Ma se lui ha il fucile, l'uomo con la pistola... L'uomo con la pistola, di un altro uomo con il fucile, l'uomo con la pistola, l'uomo morto. Solo di sera però si può sparare. Naturalmente stiamo registrando tutto. Se lei mi offende, solo di sera. Allora, rispetto alla formazione dei medici, io trovo che vi sia uno iato, cioè... un conto è la comunicazione medica, un altro conto è la comunicazione dei medici. Cioè, molto spesso, anche per una questione appunto di salvaguardia professionale, il medico interpreta la comunicazione come il consenso informato. Cioè, ti metto in guardia rispetto a quelli che sono che potrebbero essere le conseguenze. La comunicazione dei medici, invece, deve intervenire, quello che dicevamo all'inizio, sulla coscienza, cioè ti metto in guardia su quello che tu, rispetto a quello di fronte al quale tu potresti andare incontro se non assumi un determinato comportamento, a proposito di prevenzione, che sia un comportamento alimentare, che sia un modo, uno stile di vita, o che sia un obbligo vaccinale. Tenendo presente che da studi che vengono dagli Stati Uniti, ma che sono stati diffusi in Italia e sono stati sperimentati in Italia, spesso la comunicazione dei medici, non la comunicazione medica, comporta un difetto di comunicazione dei medici, comporta un aumento anche del contenzioso con il paziente, di quasi l'80%. Cioè il medico che si approccia male col paziente e che non fa prendere coscienza del paziente rispetto a quella che è la sua attività e quelli che sono i rischi ai quali va incontro, è più probabile che abbia un contenzioso con lo stesso paziente, perché il paziente avvertirà qualsiasi effetto collaterale, anche non legato a quella terapia, a quel vaccino, come un elemento legato al cattivo rapporto che aveva col medico, la cattiva comunicazione del medico. Ora, la ASL di Lecce sarà eccezionale da questo punto di vista. In generale, dalla sua esperienza, vi è effettivamente questo iato tra comunicazione medica e comunicazione dei medici? Sì, anche credo che dobbiamo concludere entro oggi. Sì. Allora, noi non siamo cattivi, è che ci disegnano così, diceva un vecchio cartone animato, nel senso che il nostro corso di studi, purtroppo, era in un certo modo ed era basato sulla medicina paternalistica. Nel frattempo è cambiato il mondo e i medici sono sempre quelli, nel senso che la generazione attualmente imperante è quella più o meno della mia età, prossima alla pensione, ma non ci fanno andare in pensione, e che è abituata a ragionare in un certo modo. Io 15 anni fa feci un corso per la comunicazione all'Istituto Superiore di Sanità, mi avventurai, eravamo quattro gatti, ma era proprio quel modello a cui faceva riferimento il professore Scarafile che andava avanti. E a proposito della comunicazione, racconto un breve episodio di quando io ero universitario, c'era un cieco che abitava al di sopra, nel piano di sopra del mio, che scendeva giù al bar a vedere le partite dell'Italia. E c'era Nando Bartellini che commentava la partita, era il telecronista dell'epoca, e commentava, non ricordo adesso il giocatore, che io non mi intendo di calcio, dice adesso fa un tiro cosiddetto telefonato. Il cieco disse, mocca a te ci parli difficile. Cioè nel senso, in barese significava, non aveva capito che cosa voleva dire, perché lui era cieco, non vedeva e non poteva capire cos'era un tiro telefonato, che invece diventò poi un ritornello da parte degli altri telecronisti. Cosa voglio dire? Voglio dire che la comunicazione è appropriata in base ai tempi e bisogna saperla gestire. Mio figlio che fa biotecnologia in un'altra università che non è quella di Lecce, purtroppo ha fatto un esame di comunicazione l'altro ieri.
evidentemente ci si comincia a rendere conto che la comunicazione è la comunicazione nell'ambito scientifico è importante e bisogna, voglio dire, gestirla in maniera corretta. Ed è per questo che io ringrazio e ho accolto subito l'invito del professore Scarafile e del dottore Marzo, che ringrazio, di riportare nell'ambito della competenza opportuna, nell'ambito dell'alveo ideale, il racconto della comunicazione in ambito scientifico e dei vaccini in particolare, perché noi che andiamo girando ce le raccontiamo fra di noi. Ed è un po' come per i vaccini. Se voi ci fate caso, parlano tutti di vaccini. Se si parla di infarto, intervistano i cardiologi. Se si parla di epatite, intervistano gli infettivologi. Se si parla di vaccini, parlano tutti. Tutti sono competenti in vaccinologia. Compreso lo stesso Burioni, che è stato tirato per i capelli, non mi ricordo se li ha, ma è stato tirato per i capelli a parlare di vaccinologia. Ma lui non è un vaccinologo, non è esperto in vaccinologia, è un microbiologo che tra l'altro è stato accusato di avere conflitto di interessi ed ha avuto delle minacce, ma lui si interessa di diagnostica. Cioè addirittura ci sarebbe, come dire, un interesse totalmente opposto rispetto alla vaccinologia, perché gli tolgono il lavoro i vaccini. Mi spiego? Per cui voglio dire, tutti parlano di vaccini, fuorché chi ne deve parlare è di comunicazione di vaccini in campo scientifico e vaccinologico, non ne devono parlare i medici. Non ne dovrebbero parlare i medici, ma ne dovrebbero parlare chi si occupa e studia la comunicazione. E quello che abbiamo sentito oggi per me è assolutamente innovativo, perché è cambiato il mondo non nel giro di 30 anni da quando io ho cominciato a lavorare, ma è cambiato il mondo nel giro di 10 anni. La mentalità e l'approccio del pubblico nei confronti del mondo scientifico e delle istituzioni è cambiato radicalmente. Il frutto della diatriba sulle vaccinazioni oggi è il frutto, anche a parer mio, della sfiducia nei confronti delle istituzioni. Non è soltanto per una, come dire, una avversità tout court nei confronti dei vaccini. Questo è il campo che percorrono gli antivaccinisti, che c'erano anche ai tempi di Jenner, quando è stata, abbiamo delle raffigurazioni in proposito, cioè quando è stato scoperto il vaccino contro il vaiolo, che tra l'altro era ricavato dalle croste delle pustole del vaiolo, quindi immaginiamoci la purezza del vaccino, per non parlare di quello di 20 anni fa che aveva 500 antigeni in confronto all'esavalente di oggi, cioè curiamo 6 malattie con 40 antigeni. Quello ne aveva 500 un solo vaccino, per parlare in termini, ma lasciamo stare l'aspetto tecnico-scientifico, parliamo, diciamo, di aspetti, diciamo, correlati alla comunicazione e alle paure che bisogna saper gestire in qualche maniera, accogliere e gestire. Mia madre, che non aveva un alto livello culturale, io sono, diciamo, la rappresentazione delle persone della mia età più vaccinate che potessero esistere, perché io per esempio per il polio ho fatto sia il Sebin che il Solc, che sono due vaccini completamente diversi, ma mia madre, che aveva tra le vicine almeno una diecina di conoscenti con la polio, aveva imparato a fare diagnosi ai primi sintomi, e all'epoca per il polio ai primi sintomi si facevano le immunoglobuline eterologhe, cioè emoderivati ricavati da animali. La Sclavo, oggi ex Novartis, oggi GSK, aveva le stalle. Achille Sclavo aveva messo sulle stalle, sbaglio, con i cavalli, da cui si ricavavano le immunoglobuline dal siero di cavallo. Oggi chi non vaccina contro il tetano non sa che se suo figlio, a qualunque età, da pochi mesi ovviamente fino a quando diventa adulto, si ferisce e la ferita è contaminata, non può fare il vaccino. Deve fare immunoglobuline umane. Quindi fa un emoderivato. E il rischio fra un emoderivato e il vaccino, è chiaro che sono immunoderivati, voglio dire, puri, eccetera, ma è sicuramente più tranquillo il vaccino rispetto a un'immunoglobulina. Ora, il discorso è un altro, è che non si è in grado di accettare il rischio, cioè la gestione del rischio. Oggi vogliamo il rischio zero. Il rischio zero non esiste. Non esiste per nulla.
Noi vogliamo ammalarci, ma vogliamo la garanzia quando andiamo in ospedale di essere guariti. Questa garanzia non ce la può dare nessuno. Non accettiamo la morte neanche nei novantenni. Il maggior contenzioso in ambito ospedaliero è per anziani che si ricoverano e muoiono. Ma viva Dio, di qualche cosa bisognerà pure morire, prima o poi. Per cui noi non accettiamo il rischio di morire, non accettiamo il rischio di avere un effetto collaterale da un farmaco, nonostante i numeri che abbiamo sentito stamattina, pretendiamo il rischio garantito del successo, sempre e comunque. E quindi la necessità oggi di implementare una collaborazione con gli esperti in questo campo, utilizzando le tecniche attuali della comunicazione, che noi non conosciamo. Il nuovo decreto legge, che non sappiamo se sopravviverà, viva la Dirindin, il Movimento 5 Stelle, caduta del governo, eccetera, eccetera, dice che non ci sono costi per l'obbligatorietà dei vaccini. C'è tutto un calcolo nel documento allegato tecnico su cui mi permetto di dissentire. Stanzia 200.000 euro solo per la comunicazione. Se verranno spesi quei 200.000 euro come sono stati spesi nella campagna contro l'AIDS, vi ricordate quando c'era l'aureola arancio, o come sono stati spesi con l'ultima campagna sulla fertilità, o vengono spesi come sono stati spesi contro la pandemia, dove noi dicevamo prima, vedevamo Fazio che diceva io non mi vaccino, e subito dopo Gigio che diceva andare, e quindi la gente era confusa tra Topo Gigio e Fazio. Sono 200.000 euro presi e buttati dalla finestra. Molto meglio sarebbe metterli nelle mani di esperti che supportassero i servizi in maniera oculata e, come dire, efficace, per venire incontro a quelle che sono le esigenze degli utenti e quindi capire, perché noi non siamo preparati, i miei operatori non sono preparati per gestire questo tipo di rapporto, anche se viene strombazzato da tutti, perché per quanti corsi possiamo fare? Hanno una vita media, hanno un'età media di 55 anni e quindi cambiargli la vita a fine carriera è piuttosto complicato, specie se nel pubblico. Non ne parliamo dei medici di medicina generale, stendiamo un velo pietoso con tutta la buona volontà nel venire incontro alle loro difficoltà. Con i pediatri già il discorso è diverso. E quindi, voglio dire, in un sistema che ha delle risorse sostanzialmente inadeguate, umane e tecnologiche, perché non possiamo pensare che si vada avanti ancora a manovella nell'epoca, nel terzo millennio, dove i ragazzi, dicevo, assumono le loro informazioni non dal telegiornale o dal giornale radio, ma da altri mezzi, dove cambiano i social che frequentano, perché nei social più accorzati ci sono i genitori. Dobbiamo capire, inseguirli e cercare di usare gli stessi mezzi che utilizzano quelli che remano contro, perché loro sono più bravi di noi nell'utilizzare questi strumenti, anche sotto il profilo di colpire l'immaginazione. Il discorso che faceva stamattina il collaboratore, il professor Scalafile, sull'immagine, loro l'hanno capito prima di noi e lo stanno già coltivando e hanno un impatto maggiore, colpiscono la pancia, la post-verità famosa, e loro la sanno utilizzare bene, e questi sono i risultati. E poi c'è un'emotività che va gestita. Noi abbiamo delle scoperture paurose, abbiamo perso 10 punti di copertura vaccinale contro il morbillo, tutte le Americhe, nord e sud, sono esenti da morbillo, nord e sud. Quindi parliamo dalla civilissima America al paese meno industrializzato dell'America del Sud, è libero da morbillo, noi in Italia non lo siamo, è civile, non credo che sia civile. Però abbiamo liste d'attesa fino al marzo 2018 per fare la vaccinazione contro la meningite. Quale non si sa, perché poi vengono anche gli ottantenni che non sono neanche, voglio dire, nella fascia di età più a rischio per la meningite. Ma abbiamo avuto i servizi intasati
per una paura immotivata che, guarda caso, ha avuto una strana coincidenza con la messa in onda di un servizio di Bebe Vio, vittima della meningite, che si vaccinava insieme ai suoi genitori. E ha qualche notizia qua e là spruzzata su qualche caso di meningite in Toscana che noi conoscevamo già da 3 anni e che è stata gestita malissimo, a mio avviso, dalla regione Toscana. Per cui su questo si innesta il ruolo della politica, che in Puglia, per esempio, improvvisamente inserisce un comma per vaccinare in maniera inattesa i nati che prima erano di una ben ristretta fascia di età in base a dati scientifici ed epidemiologici, e allarga di 10 anni la vaccinazione. Per cui i nostri servizi intasati da parte di corti di bambini che venivano, che richiedevano la vaccinazione, oggi siamo senza vaccino contro la meningite B, effetto secondario. Quindi da un lato paura di prenderci la meningite, rischio esistente, rischio gestito dalla Regione Puglia in maniera oculata fino a gennaio di quest'anno, perché il calendario del Piano Nazionale Vaccini sostanzialmente è il calendario della Regione Puglia recepito a livello nazionale, finalmente, perché avevamo 23 calendari diversi. Contestualmente parte la paura immotivata per la meningite, ma non ci vacciniamo per le patologie che invece altri paesi da oltre 20 anni hanno eliminato. Quindi, diciamo, la gestione delle paure, la gestione dell'emotività e il ruolo della politica, oltre ai danni creati dalla disinformazione, perché esistono anche danni in termini di salute, perché quelli che si stanno facendo oggi il morbillo, molti vanno in ospedale e qualcuno si beccherà prima o poi un'encefalite e morirà, quindi in termini di qualità della vita, ma anche in termini economici, se noi pensiamo a tutto il danno delle fake news sull'autismo o a Wakefield, quello che ha combinato, che ha comportato sotto il profilo degli investimenti in termini di ricerca per dimostrare che quello che dice lui è sbagliato, quello è un costo sotto il profilo economico, contro un vaccino che sostanzialmente il tetravalente che ci copre contro 4 malattie costa 14 euro. Quindi voglio dire, danni economici, danni d'immagine, danni in termini di salute, per cosa sostanzialmente, concludo, per non saper gestire bene la comunicazione e l'impatto delle misure che sono sostanzialmente nei confronti dei sani, perché di questo parliamo, siccome ci rivolgiamo ad un sano, vogliamo il rischio zero, che non esiste. E non riusciamo a fare un opportuno bilanciamento fra rischi e benefici in termini collettivi di sanità pubblica. Coloro che più si attengono nei nostri ambulatori al calendario vaccinale e che lo richiedono attivamente sono le fasce meno acculturate e gli extracomunitari, che hanno ben presente la percezione del rischio, perché hanno nei loro occhi i danni causati dalle malattie più comuni che noi riusciamo a non vedere più. E ci sono medici che non sanno fare diagnosi di morbillo perché non l'hanno mai visto. Non ne parliamo di difterite. La mia generazione non è in grado di fare una diagnosi di difterite. Ci rendiamo conto? Cioè, corriamo il rischio che se arriva qualcuno con una difterite e va in ospedale, probabilmente non riescono a fare diagnosi perché non l'hanno mai vista. E quindi, diciamo, il fulcro è proprio quello, e ripeto, il mio auspicio è proprio quello di riuscire a lavorare in maniera sinergica, ognuno faccia il suo e lo faccia con i migliori strumenti, utilizzando al meglio le risorse e mettendo i servizi nelle condizioni di lavorare al meglio, perché io non oso pensare quello che dovremmo fare da qui a 3 mesi per mettere a pallino il decreto legge sull'obbligo. E come diceva il professor Lopalco, bisognerebbe invocare una vecchia canzone che diceva: che fretta c'era, maledetta primavera. Non c'era nessuna fretta di fare questo decreto, si poteva ragionare e farla in una maniera più oculata e forse agire con sistemi di tipo diverso, più suadenti e più efficaci per raggiungere gli obiettivi. Grazie al dottore Fedele per questa iniezione di ottimismo.
rispetto a questo, mi viene in mente quella frase di un noto ipocondriaco che è Gervaso, dice: la salute è uno stato di benessere che non lascia presagire nulla di buono. Su certi aspetti forse ci azzecca. Rispetto al due riflessioni mi hanno colpito, perché le trovo coincidenti con qualcosa che penso. Una sulla medicina, che è l'equivalente di una magia, cioè io ho necessità di rapportarmi al medico come al mago, perché mi deve risolvere definitivamente il problema, non vi sono delle fasce grigie o delle possibilità di non successo da parte della medicina. E d'altronde, ne parlavamo anche ieri con alcuni dei relatori, a me rimane impresso il fatto che il servizio pubblico televisivo abbia una trasmissione che parla di medicina con delle fonti autorevoli, che si chiama Elisir, cioè esattamente la pozione magica per la risoluzione di tutti i mali. E l'altro aspetto è rispetto all'azzeramento dell'autorevolezza delle fonti. Noi ormai abbiamo azzerato le fonti autorevoli, di conseguenza o sono uno scienziato, o sono un ipocondriaco, o sono un blogger, o esattamente la stessa credibilità agli occhi dell'opinione pubblica. E questo è allarmante, perché ci troviamo di fronte come le tribù Tuareg, che senza punti di riferimento devono orientarsi all'interno del deserto. E allora io vorrei chiedere alla Pinè, a Checcucci Lisi e a Nicola Di Tullio una riflessione su questo aspetto, cioè va bene la comunicazione, gli effetti della comunicazione, però la comunicazione deve essere anche assunzione di responsabilità. Cioè io ricordo un contenzioso che avevo studiato all'università della Corte Costituzionale, del quale ho ripreso la sentenza per rivedermela, ed era del 2012, e come elemento di studio riportava la Corte Costituzionale questo aspetto, cioè vi era stata una questione di legittimità costituzionale sul mancato riconoscimento dell'indennizzo nei confronti di alcuni soggetti che si erano ammalati in virtù non di vaccini obbligatori ma di vaccini raccomandati. E la Corte Costituzionale ha detto: no, hai diritto anche tu, hanno diritto anche loro, quindi è illegittima costituzionalmente la legge nel momento in cui non prevede quell'indennizzo. Perché? Perché se il Ministero della Salute raccomanda, quindi comunica come un elemento affidabile quel vaccino, in genere in colui il quale va a sottoporsi alla profilassi vaccinale, l'aspettativa che quel vaccino produca determinati effetti. Quindi se tu invece non metti in guardia colui il quale si sta avvicinando al vaccino, che quelli sono gli effetti, però quella è una raccomandazione, ci sono delle sfumature diverse, allora tu sei responsabile anche nei confronti di quel soggetto. Quindi la comunicazione è un'assunzione di responsabilità anche rispetto a che cosa andiamo a comunicare. Non può essere una raccomandazione, una comunicazione buona to cure, senza, cosa che immagino facciate continuamente, senza un'assunzione di responsabilità rispetto a quello che voi state comunicando. Allora, questo sicuramente è la condizio, no? Sine qua non. Però parto anche di una considerazione, sentendo quello che dicevate tutti quanti, ed è, ci sono diversi studi, e anche c'è un grafico che lo identifica molto, molto chiaramente, molto semplice, di quello che succedeva fino a pochi anni fa, nel quale immaginate un rettangolo così. Allora mettete la parte a sinistra estrema, c'era tutto quello che era l'impatto del medico sulla comunicazione del paziente piuttosto che del cittadino, ed era massima. Adesso noi vediamo che questa propria capacità di influenzare il paziente, la comunità, si inizia a sottiliare e va fino in fondo, che sarà il futuro, dove il medico viene sempre sentito meno. E un po' lo stiamo vedendo oggi. Io vado dal medico e quando arrivo lì dico: lei mi deve dare l'aspirina piuttosto che l'antibiotico questo, piuttosto che l'altro, perché ho cercato prima in Google, però anche io mi sono letto tutto, perciò io ho voce in capitolo. E questo è un pericolo, ovviamente. Però
quello che dovrebbe essere, che sta succedendo in tanti paesi, è si assottiglia la parte del medico e hanno più voci in capitolo i pazienti e poi i pagatori. Perciò saranno quelli che nel futuro avranno le voci in capitolo. Il medico, e lo vediamo, anche perché il medico non è o non dovrebbe essere il comunicatore. Il comunicatore deve fare un altro. Il medico si deve occupare della salute, ovvio, anche può entrare nella comunicazione, perché no? Però bisogna che ci siano i ruoli ben identificati. Allora, quello che sarà il futuro, e lo vediamo anche sulla ricerca clinica, perciò io quello che vi dico è, fino a poco tempo fa, la ricerca clinica, e per darvi un po' l'esempio della trasformazione della società e del perché la comunicazione e anche la formazione non solo dei medici, ma anche di tutta la popolazione è importantissima, perché fino a due, ma anche un anno fa, tutta la ricerca clinica si faceva sempre tra la ricerca sponsorizzata, la casa farmaceutica che supportava uno studio clinico e chiamava il clinico al medico, no? Ad oggi questo sta cambiando e ci sono diversi articoli nel quale i pazienti dicono: noi stiamo cercando medici per fare questa ricerca. Cioè è l'inverso. Cioè, oggi ci sono diversi studi che anche noi abbiamo già iniziato, nel quale i pazienti sono quelli che entrano nella ricerca, perché è ovvio, sono poi i pazienti quelli che useranno i prodotti futuri. Fino ad oggi io medico dico: il protocollo si deve fare così perché ho studiato, però non abbiamo mai sentito cosa pensava il paziente. Anche vedendo tutto quello che sta succedendo con i vaccini, nel quale oggi, quello che si diceva prima, non è che siano contrari ai vaccini, è la modalità con la quale è stata mandata la supposta, che secondo me è un po' tutto lì, bisogna vedere come mi dai questo decreto o non me lo dai. Quello che bisogna proprio vedere è che oggi e in più nel futuro i pazienti avranno sempre, o la popolazione, più voce in capitolo, perché ormai siamo in una, come dire, un mondo, una popolazione fluida, nel quale il medico ormai ha perso questo fascino che una volta era, almeno nel mio paese, io vengo da Cuba, era il politico, il prete, il medico e tutto quanto. Questo ormai si è perso. Dottore Federer. Sì, no, a proposito del quesito che aveva posto lei, la 210, che poi è la legge per l'indennizzo, nasce nel 92 e fino al 91 è stato l'anno in cui è stato varato l'ultimo vaccino obbligatorio, che è il vaccino contro l'epatite B. Fino a quel momento era assolutamente naturale che i vaccini offerti dallo Stato fossero gratuiti. E i vaccini gratuiti fossero obbligatori, cioè quelli offerti dallo Stato fossero obbligatori, perché erano resi obbligatori nel preminente interesse della collettività, cioè l'interesse collettivo superava l'interesse dell'individuo. Ragion per cui nel 92, a seguito anche di uno scandalo che ci fu in merito al sangue infetto per le trasfusioni, fu varata la legge per l'indennizzo dei danni da emotrasfusioni e da vaccinazioni. Soprattutto era focalizzata quella legge sulla vaccinazione antipolio. In quel momento si usava il poliosebin, che era un vaccino vivo, che causava dei casi di polio vaccino associati, quindi delle paralisi vaccino associate, che erano un caso ogni 3 milioni a seconda della dose, se si faceva la prima, la seconda o la terza dose. Quindi lo Stato ha ritenuto giusto, con quella legge, risarcire ed indennizzare colui che aveva un danno da vaccino, perché nella tutela collettiva, nel nome della tutela collettiva, ne aveva avuto comunque un danno. Ma il rapporto benefici sacrificio nell'ambito della collettività era gestito bene, nessuno si è mai lamentato di questo. La cosa è andata avanti per 20 anni con ottimi livelli di copertura. La stessa società scientifica, quando abbiamo avuto un livello di copertura tale da eliminare il virus della polio sul territorio, ha detto: non è più accettabile continuare ad utilizzare un virus, un vaccino che ha questo rischio, ne utilizziamo uno un po' meno efficace,
con virus ucciso, ma meno reattogeno. E quindi siamo passati ad un vaccino meno efficace, meno costoso, ma che ha mantenuto un livello di immunità. Questo nessuno lo dice, ovviamente, lo sappiamo noi che apparteniamo al settore. È chiaro che quella legge varrà oggi anche per il decreto legge. Quindi tutti i casi di reazione avversa verranno indennizzati. Reazione avversa però bisognerà essere rigorosi, cosa che fino ad oggi non siamo stati. Reazione avversa il cui rapporto causa-effetto dovrà essere valutato con un profilo che si chiama causality assessment di assoluta certezza. Invece fino ad oggi sono stati elargiti indennizzi giudiziari con dei periti che nulla sapevano delle vaccinazioni. Spesso in commissione medica militare di medici militari che non capivano assolutamente nulla di immunologia o di vaccinazione, ma che magari erano oculisti, quindi facevano tutt'altro, e si è in generale, questa ha alimentato le fake news, perché questi indennizzi sono stati presi come prova scientifica, cosa che non è, perché la prova giudiziaria non è prova scientifica. Ovviamente è una chiosa, se vi sono delle domande dal pubblico fatemi un cenno, saranno sicuramente più intelligenti delle mie, voglio dire, quindi non... Allora, posso solo... Come no? Prima della prima domanda e poi sì, facciamo intervenire. Volevo semplicemente sul tema dell'autorevolezza, perché il tema dell'autorevolezza è interessante. Il problema è che l'autorevolezza è data anche dalle fonti. E la cosa, ripeto, ancora paradossale, perché ci sono molte cose paradossali in tutto questo che... sul tema della comunicazione, e che il Ministero e anche gli altri organi, istituzioni di sanità, altri, hanno fonti molto importanti. Quindi il problema, ripeto, che cercavo di dire oggi è che è assurdo che non si investa e che non si studi un sistema di comunicazione più trasparente più efficace, e che ci si accontenti di mettere il link ad un dato, perché il tema delle fonti, per esempio nell'economia, cioè se voi andate sul sito della Banca d'Italia, che è autorevole, ma ha una quantità di informazioni, è gestito in una maniera tale che è incredibile, cioè appunto è autorevole, tant'è che tutti i riferimenti su dati economici fanno riferimento a quel sito. Io non capisco perché in Italia, allora non capisco due cose. Il primo è perché ogni cambio di governo, ogni cambio di ministro, il sito cambia. Quindi... cioè, è una domanda retorica ovviamente, però è così, quindi ogni cambio di ministro il sito cambia e quindi si ricomincia da capo. Noi siamo bravissimi in Italia a reinventare la ruota ogni volta, ma non è possibile, cioè tu devi lavorare, tu istituzione pubblica, devi lavorare sull'autorevolezza delle tue informazioni, ma non inventandoti la ruota, cercando di mettere in bella copia, in mostra quello che già hai. Hai dei comitati etici, hai dei tavoli tecnici, cioè sui tavoli tecnici, sono tanti tavoli tecnici su questioni importanti, ictus, noi seguiamo diverse cose di questo tipo, non c'è nessuna traccia sul sito, non c'è niente, per cui hai questi circoli oscuri, occulti, che lavorano su cose molto interessanti, però di cui non si sa nulla. Ma perché questo non si fa? Perché non e quindi in qualche modo rispondo anche alla tua prima sollecitazione, e quindi è chiaro che poi il Movimento 5 Stelle dice ognuno cerca di riproporre la reinvenzione della ruota, perché queste cose non vengono messe a sistema, non vengono condivise. Noi viviamo in una condizione che in termini di comunicazione, gli esperti lo sanno, è ormai comunicazione di crisi, cioè non esiste più, cioè tutto è comunicazione di crisi e quindi tutto deve essere fatto con gli strumenti della risk communication o della crisis communication. Questo significa definire bene le fonti, significa fare un training prima, creare dei gruppi di lavoro sulla comunicazione. La mia domanda al incolpevole esponente del Ministro della Salute è: non puoi dire che non avete una strategia di comunicazione, non puoi dire che la comunicazione lo fa un altro ufficio, perché la comunicazione deve essere un elemento trasversale ai vari settori, perché se no non è autorevole. Quindi l'autorevolezza è proprio questa mancanza di coordinamento e di condivisione. Faccio un piccolissimo accenno
giusto questo punto che ritengo sia importante, che l'ironia, oggi parliamo di vaccini e comunicazione, e l'ironia proprio nel mondo dei vaccini, là dove vediamo tanta polemica in TV, soprattutto da parte del media, è che è uno degli ambiti dove maggiori evidenze esistono. Cioè, la quantità di evidenze è veramente enorme. E noi lavoriamo con l'evidence base. La medicina è evidence base, è tutto referenziato. Cioè, a differenza della politica, come dicevamo prima, quando vediamo i politici che buttano delle percentuali anche di... No, ormai, scusate, ti interrompo, si fanno emendamenti, potrei citare un caso noto che è uscito sulla stampa, sulle fake news, quindi emendamenti che vengono fatti sulla base di fake news, che è una cosa pazzesca. Sì. E che però non c'hanno nessun riferimento reale. Cioè, quando uno va a vedere facciamo il caso report recente sui vaccini, nel cui si parlavano di tante tematiche un po' messe così, senza ordine giusto, tutti quei punti che erano saliti durante le interviste che sono state condotte hanno delle risposte. Tutte, non è, nel mondo dei vaccini quasi tutti questi dubbi hanno delle risposte chiare, risposte basate sull'evidenza. Perché queste evidenze non vengono messe là dove devono essere, trovate nel momento giusto. Cioè, questo è il modo di comunicare, è importantissimo, bisogna modificarlo in modo tale di far trovare e fare anche un'educazione su quella che è la lettura, diciamo, dei media e delle notizie che vediamo. Secondo me questo è importante per la popolazione, per chiarire, per avere gli strumenti giusti. Io direi di concludere un attimo il giro con Francesco di Agennare e poi facciamo la domanda. No, il bilancio è assolutamente positivo, più di quello ho imparato molto, vi ringrazio intanto oggi che sono riuscito a imparare molto anche sulla comunicazione, ormai mi sento un po' più responsabilizzato anche su questo. No, a me, parlando ieri sera, ne parlavamo con il direttore di Sanofi Italia, francamente a me sconvolge anche che la TV pubblica dia credito, cioè la TV pagata con le tasse di tutti. Io penso che questo sia un tema anche attorno a cui si debba riflettere. Ora non voglio invitare ad una class action, ben lungi da me, però da riflettere, perché insomma, ecco, un'aggressione di questo tipo con le tasse dei cittadini è assolutamente una questione da respingere. Rispetto a quello che si diceva poco fa, anche noi pensiamo che la formula del decreto sia stata assolutamente affrettata. Si pensava che ad esempio una legge si potesse costruire strada facendo, anche in virtù della scopertura dei livelli essenziali di assistenza. Cioè, è stato positivo che sia stato inserito nei livelli essenziali, però probabilmente non c'è copertura economica sia dei livelli essenziali complessivi sia per la questione delle vaccinazioni. È un impianto abbastanza debole da un punto di vista della copertura finanziaria, quindi comunque dovranno senz'altro rimettere mano ben sapendo che questo è un dato che ci può aiutare a affrontare la questione della sanità pubblica. È un luogo comune dire la sanità costa tanto, la sanità pubblica costa tanto. Probabilmente ormai è divenuto un luogo di inefficienze, lo abbiamo visto con le ultime indagini sulle liste d'attesa, sul costo dei ticket, sulla poca qualità di tante parti, anche se altre ancora conservano grandi eccellenze italiane, questo va detto a scanso di equivoci. Però l'Italia è a livello di allarme, e qui ritorna anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè l'Italia è appollaiata attorno a quella soglia di allarme che è il 6,5% rispetto al PIL. L'Europa a 14 investe circa 8,3-8,4 punti percentuali sulla sanità pubblica, Francia e Germania sfondano il muro del 9%, da noi c'è una quota ancora molto molto bassa, che parla di 0,8% di prevenzione per la persona, e per quanto riguarda i vaccini siamo attorno a 5,56 euro lordi, neanche 5 caffè se vogliamo dire al giorno. Quindi da questo punto di vista è importante anche, no, un po' di chiarezza di numeri, di dati, ai fini anche della comunicazione, di come rispondere a eventuali luoghi comuni. Io volevo soltanto chiudere qui, a disposizione per le domande ovviamente.